Vittoria Vecchini, tallonatrice di Italdonne e la regista pianista. Benvenuta Vittoria. Ciao, grazie. Noi parliamo sempre di armonia nel rugby, di capacità di suonarle, delle volte ci sono certe metafore che ci congiungono con altri mondi, ma ne parleremo più avanti perché ci piace cominciare dall'inizio e sapere cominciato a giocare a rugby e dove, perché a seconda di dove si gioca poi si aprono tutti i mondi. Sì, allora io ho iniziato a scuola alle medie grazie al progetto Scuola Rugby nelle scuole e aderito dalla professoressa Carla Biasin. E da lì poi mi sono spostata a Badia, Polesine, che era la squadra più vicina a me, e ho iniziato in Under 12 con i maschi a gennaio. E dopodiché si è formata l'Under femminile, la femminile, e da lì con l'Under 14, Under 16, Under 18, e poi insieme al Ferrara abbiamo fatto la prima squadra. E sono stata lì, ecco, ho iniziato a Badia. E poi dopo il Covid comunque siamo passate a Valsugana e io però per un infortunio al ginocchio sono stata ferma fino a novembre, dopodiché ho ripreso da lì, ecco, a Valsu con in campo. E poi a marzo sono rientrata effettivamente in campo a giocare del tutto. E questo. Quando hai cominciato a giocare a scuola? Immagino che tu abbia provato degli altri sport. Cos'è stata la cosa che ti ha fatto sentire bene e dire questo è il mio sport? Perché mi sentivo, cioè, fin da subito ho provato, mi sentivo bene a giocarlo, mi ci vedevo in questo sport, un po' così, un po' grintoso, un po' come sono io, ecco. Il fatto di giocarlo con i tuoi coetanei, come ti sentivi? Perché delle volte dicono, i maschi e le femmine giocare assieme. In realtà ognuno di noi si sente magari anche più forte. Sì, no, io mi divertivo a giocare con i maschi anche perché vedevo che comunque, come hai detto tu, indipendentemente che fossero maschi, riuscivo comunque ad essere forte nei loro confronti, quindi era divertente, bello. Ma infatti quando si parla di empowerment, no? Cioè fondamentalmente è come uno si sente, tutto parte da qua. Se poi magari hai avuto anche dei compagni di squadra che ti hanno fatto sentire bene, perché molto dipende anche da quello. Com'era il tuo rapporto fuori dal campo con i tuoi compagni? Beh, c'era un bel rapporto di amicizia, diciamo, non ci trovavamo fuori uscire anche perché eravamo piccoli, però ci divertivamo comunque fuori dal campo, non era solo una cosa incentrata lì. E dopo, nel momento in cui sei passata al Badia, e ovviamente c'è stato poi, perché anche parlando con delle tue compagne, Alicia mi ha fatto troppo ridere dicendo, ah sì, perché quando ho cominciato a giocare con le femmine un po' i miei compagni mi mancavano, cioè quindi c'è comunque un passaggio di trasformazione, no? A giocare tutte ragazze. Com'è stata? Come ti sei sentita? L'atmosfera? Raccontaci. Allora, c'era una bella atmosfera sicuramente con le ragazze. Ovviamente era una squadra nuova per il Badia, quindi molte ragazze non avevano mai giocato a rugby. E io, anche se l'avevo fatto comunque per poco tempo con i maschi,
tra virgolette ero già un po' più avanti, però alla fine cioè, è stato comunque bello vederci crescere alla fine tutti insieme, perché anch'io non ero niente di che, cioè, avevo solo un paio di mesi in più rispetto a loro che mi potevano aiutare. Il fatto di scoprire delle nuove sensazioni, anche delle nuove forze o caratteristiche assieme, è un bel collante. E quindi come la raccontavi al di fuori del campo, nella tua vita di tutti i giorni, ai tuoi amici? Cioè, sei riuscita a convincerli a portarteli a giocare, a portarteli a giocare, o eri considerata una matta scatenata? Allora, considerata una matta scatenata, no, e non sono nemmeno riuscita a convincerli, perché comunque, però mi vedevano come una tosta a fare uno sport del genere, però in senso positivo, non in negativo, comunque, cioè, appunto, non era una brutta cosa essere tosta, ecco. Per le persone al di fuori che conoscevo. Anche perché questo molto spesso ci influenza, no? Cioè anche a seconda di dove andiamo, di cosa facciamo. Poi sei passata al Valso, giusto? Che è la tua squadra di adesso, sì. Che è una squadra che è sicuramente una delle prime in Italia, che ha un approccio al femminile decisamente forte, per cui siete considerate parte integrante della società. Come ti senti? Come è stato il passaggio da Umbadia, dove ovviamente era la prima volta, come ci raccontavi, che avevano una squadra femminile, ad un Valso dove ne è un fiore all'occhiello? Allora, io, come ho detto prima, sono passata più tardi rispetto a altre mie compagne che giocavano con me, però sicuramente ti fanno, cioè è una bella squadra e ti fanno sentire a tuo agio e ti aiutano tanto. E lasciare comunque il Badia è dispiaciuto, però volendo crescere anche personalmente, diciamo che è stata la scelta migliore da fare, e ripeto, aiutano un sacco, e infatti ho preso una buona decisione venire qui a Valsugana. E per quel che riguarda sempre la parte fuori dal campo, perché alla fine noi siamo entrambi, no? Ci hai raccontato che tu sei un'appassionatissima pianista, per cui, visto che spesso si parla di come sia complesso mantenere più passioni assieme, come, quando è nata, quando suoni, se riesci a conciliare le cose? Allora, è nata quando ho 7 anni, perché mia mamma suonava, e quindi mi è nata questa passione anche a me, e continuo tuttora, solo che con il Covid non vado più a lezione, però abitando qua a Padova non ho il pianoforte, però quando sono a casa e lo vedo lì suono, soprattutto magari a volte anche solo per sfogarmi, magari una giornata storta mi metto a suonare e mi sfogo un po', mi rilasso un po', e diciamo che mentre suono lo metto anche io e mi piace farlo. Quindi questo. E c'è un collegamento per te fra il rugby e il pianoforte? Ma oddio, un collegamento, beh, può essere comunque, come appunto ho detto, quando suono metto dentro le mie emozioni, mi sfogo, la stessa cosa faccio in campo. Magari se ho una giornata no o altro, un placcaggio un po' più forte mi riesce bene, ecco. O se sono felice riesco a giocare anche meglio, la stessa cosa quando suono.
metto dentro le emozioni in entrambe le parti, diciamo. Quindi tu ritieni che influenzi assolutamente il nostro stato d'animo, sia il rugby che la musica, quindi fondamentalmente è come se ci fosse un'influenza reciproca fra quello che sono il nostro fuoricampo e il nostro campo. E se dovessi pensare come ha impattato il rugby sulla tua vita, come potresti delinearlo? Allora, sicuramente il rugby ti disciplina molto e soprattutto ti aiuta a a lavorare in gruppo, ad ascoltare gli altri, perché alla fine è questo un lavoro di squadra, e ti fa crescere anche come persona, perché anche solo in una partita devi ascoltare l'arbitro, per esempio, e senza ribattere, perché alla fine mi sono ribatte nel rugby, quindi, e di conseguenza anche nella vita magari a volte è giusto ascoltare senza ribattere, e quindi comunque ti fa crescere come persona. Dici che provoca una riflessione, no? Cioè un chiedersi come abbiamo fatto le cose, perché quando un arbitro fischia, cioè, ci sono dei momenti in cui tu dici no, cioè, ovviamente ti dici dentro di te, perché noi sappiamo benissimo che nel rugby non esiste il fatto di ribattere all'arbitro, è una questione di disciplina e di rispetto, perché anche l'altro può sbagliare, no? Quindi anche l'arbitro è umano. Sì. E quindi come ti ha fatto vedere questa cosa dell'arbitro? È una cosa che non avevamo analizzato, e magari non tutta la nostra audience sa questa cosa, che nel rugby l'arbitro non si critica perché è il 31esimo giocatore in campo, no? Quindi questa cosa del rispetto, come la vivi sulla tua pelle, cioè anche dell'errore, per esempio, perché quando un arbitro fischia può sbagliare lui, ma possiamo anche aver sbagliato noi, giusto? Sì. E, sicuramente magari lì per lì uno si arrabbia se per sbaglio l'arbitro ha sbagliato, appunto. Però poi dici vabbè, questa è la sua decisione e basta, si accetta che sia così, anche se ha sbagliato, e di conseguenza anche nella vita normale se uno fa un errore ti arrabbi, però comunque rimane quello, cioè nel senso, tra virgolette, te la fai passare, o comunque chiarisci, chiedi, come chiedi all'arbitro cosa è successo, perché quel fallo, di conseguenza nella vita se si sbaglia si chiede e si risolve. Se tante persone la pensassero così, questo mondo andrebbe avanti in una maniera decisamente differente, perché spesso anche una scelta arbitrale ci deve fare reagire in una certa maniera, ovvero trovare una soluzione o capire come fare le cose differentemente, per cui è una metafora non da poco, perché la tematica dell'essere flessibili è una tematica importante anche nella nostra vita quotidiana. E a proposito di flessibilità, tu comunque hai fatto già dei cambiamenti, tu adesso che cosa stai studiando? Io sto studiando scienze motorie a Ferrara. E quindi questo percorso di studi come ti fa vedere il rugby? Sicuramente me lo fa vedere in modo diverso, fare scienze motorie, e come hai detto tu, più in ambito sportivo e tecnico, possiamo dire così, e questo è. Ha aiutato, tra virgolette, cioè piacendoti quello che stavi facendo a livello di sport, ti ha aiutato a fare una scelta anche per il futuro della tua vita quotidiana, giusto? Credo che quanto ha influenzato il rugby nella tua scelta di fare scienze motorie piuttosto che un altro percorso di studi?
Sì, sicuramente tanto, anche perché io comunque sono sempre stata una sportiva fin da piccola, quindi il rugby poi di conseguenza mi ha aiutato a fare anche la scelta di questa università qua. E se dovessi raccontarci che cos'è per te, lo sai che noi siamo dentro a questo progetto che è Women's Rugby Land of Freedom, quindi che cos'è per te la libertà e che cos'è per te vivere in una terra di libertà? Cos'è per me la libertà? Per me la libertà è riuscire a fare quello, cioè, diciamo, non quello che voglio, nel senso senza regole, rispettando, riuscire a fare tutto quello che mi impongo, regole permettendo, perché alla fine la libertà non vuol dire non avere regole, però riuscire a fare quello, i miei obiettivi, a raggiungerli. Perfetto, se dovessi legare la tematica della libertà al come ti senti in campo, se dovessi scegliere tre parole, che parole sceglieresti? Allora, essere libera di prendere decisioni, comunque, e perché alla fine ognuno può prendere la propria decisione, sostegno di conseguenza che abbiamo, nel senso alla decisione che abbiamo preso viene comunque il sostegno, e può essere anche la libertà di un lavoro di squadra, magari, e questo un po' mi viene in mente, ecco. Certo, perché molto spesso, sempre parlando magari per chi non conosce il rugby bene, la libertà che noi ci sentiamo di fare delle scelte, no? Perché quando abbiamo la palla in mano noi siamo responsabili, no? Della scelta che faremo, che può essere giusta, può essere sbagliata, ma non è che le nostre compagne dicono no, io non vengo in sostegno perché non era la cosa che bisognava fare, no? Quindi è tornare sempre a quello che dicevi prima della flessibilità, quindi uno si sente libero di dire ok, io scelgo, poi se sbaglio imparerò, no? O comunque ho la sicurezza che le mie compagne sono con me, giusto? Esatto, questo sì, è sì, un sì. Sentimento esatto. Che ti fa sentire forti e comunque libere anche di sì, fare sì. Degli errori. Esatto. E quindi se dovessimo invece pensare all'oggetto che ci stai portando, che racconti di te, È un qualche cosa che è collegato alle cose che ci siamo raccontate fino ad ora, o è una cosa totalmente diversa? No, può essere collegato. Allora, il mio oggetto comunque sono delle scarpe con il tacco. Questo perché comunque oltre a essere una sportiva, quindi indossare tute o scarpe con i tacchetti, scarpe da ginnastica, a me piace anche essere elegante e vestirmi bene, quindi io adesso ho portato le scarpe con il tacco, però in realtà il mio oggetto sono le scarpe in generale, perché mi piace essere sia elegante quando ci serve e sportiva quando è giusto che sia sportiva, quindi il mio oggetto sono le scarpe in generale. E invece qual è la frase, l'aforisma, il pezzo di canzone che ci porti, che ti ispira o che ti ha ispirato? Allora, io ho una frase che ha detto Michael Jordan,
ed è il talento vince le partite, ma il lavoro di squadra e l'intelligenza vincono i campionati. Questo perché comunque, adesso Michael Jordan era un basketaro, un pallacanestrista, però che comunque anche lui ha giocato in squadra, ma anche nel rugby alla fine il singolo, per quanto forte possa essere, non risolve nulla da solo, ma appunto con il lavoro di squadra, quindi con insieme agli altri 14 compagni la decisione giusta o la scelta giusta, anche se sbagliata, ma può essere giusta comunque, di una determinata azione porta a vincere i campionati, ecco. Bellissimo, avevo sentito delle altre frasi di Michael Jordan che hanno fatto del fallimento, di quante volte, di quanti canestri avesse sbagliato e che percentuale, che era veramente impattante, ma anche questa è molto bella, per cui grazie per averci acceso una riflessione, perché ogni volta che si fa un'intervista gli aforismi o gli spunti che noi portiamo poi accendono almeno in me, io tutte le volte penso, ma oggi non sai che questa non avevo pensato sotto questo sguardo, sotto questo taglio, per cui è un arricchimento quotidiano, per cui veramente grazie Vittoria, e chiudiamo l'intervista come sempre all'interno di questo progetto dicendo One Rugby, One Love.